Io sono di Castrograzia e sono nata il 14 febbraio del 35. suoi genitori si chiamavano? Crescenzo di Castro e Letizia Pavoncello, Dove abitavate? a Piazza Ippolito Nievo, qui vicino, Palazzo numero 5, scala C, interno 5. Avevamo la casa col giardino. Quanti eravate in famiglia? Allora, eravamo, ascolti, la famiglia nostra, mamma, papà e 5 figli, poi il fratello di papà con la moglie, non ebrea, però avevano anche loro 5 figli, e poi c'erano 2 sorelle zitelle di papà che abitavano con noi. Mobili. Quindi stavamo lì, papà c'aveva una ditta di spedizione, tipo Pietro Sicco. Eravate osservanti voi in famiglia? Per le festività, quelle più solenni, Rosh Hashanah, Kippur, le altre feste, con tutto che noi frequentavamo la scuola polacco, perché da Piazza Ippolito Nievo facevamo la strada a piedi e andavamo, passavamo per il, come si chiama lì, che c'è l'ospedale di San Gallicano, no? E stavamo lì, era un tratto di strada, però ci andavamo. Quali erano i rapporti con i non ebrei? Se E ne conosco una. beh, quando tra ragazzini si bisticciava, c'erano sempre quello che c'ha giù di accia. Quello era proprio sempre, sempre lo dicevano. E mio padre dice: io vi do una frusta e quando ve lo dicono, frustateli. Perché lui aveva i carretti, i cavalli, tant'è vero che quando venivano gli operai a prendere i soldi da settimana, su via Ugo Bassi, non so se lei conosce, che poi c'è la scalinata che va verso Monteverde, perché il giardino nostro stava su queste scale, confinava, e metteva tutti questi cavalli così in fila con gli operai che venivano, quindi ci conoscevano tutti, hai capito? E l'episodio dei giudiacci gliel'ho detto. Con le leggi razziali lei si ricorda se avete avuto grossi Mi problemi di ricordo, rapporto? sì, la mattina del 16 ottobre eravamo a casa, si dormiva perché alle 5 del mattino circondarono il palazzo da Viale dei Trastevere. Lei conosce Piazza Ippolito Nievo, no? Davanti e su per via Ugo Bassi, fecero proprio l'angolo era circondato il palazzo. Mio padre, mio zio, poi ospitavamo il fratello di mamma che si era rifiutato di andare a fare i lavori sotto fiume e stava nascosto e stava a casa nostra ospite. Allora, il timore era per loro uomini e scapparono perché la casa nostra dava la possibilità, dalle finestre del bagno ci sono delle buche dove c'erano i depositi del gas e c'è quel pendio che va su verso Villa Sciarra, no? Scapparono tutti da quella parte. Se non che papà a un certo punto era preoccupato per noi. Disse: sì, ma io ritorno giù a casa. Scendendo dalla scalinata lo bloccarono senza documenti e tutto e lo portarono dentro e lo misero nel cortile del palazzo. C'era una parete, cominciarono a mettere tutti lì alla parete. Una sorella di papà dice: ma io voglio andare a vedere che succede, perché Crescenzo sta lì. Scende lei, idem, mettono pure lei al mucchio. Poi scende l'altra sorella, di nuovo, anche lei lì. Infine scende mamma col mio fratello più piccolo, perché dunque 43, mio fratello è del 42, era proprio piccolino, lo teneva in braccio. Ci vado a vedere che succede. Scese e anche lei la stavano mettendo al muro, lì, insieme agli altri. Però mamma disse: sì, ma io così non vengo, mi devo trovare qualcosa, devo sistemare il ragazzino. Si ribellò
e cercò di venire verso la scala, diciamo, la portoncino della scala. Il tedesco, che non la mollava, stava sempre lì puntato col mitra, gli puntò il mitra. Papà mio gridò e disse: Letizia, t'ammazza. Ma mamma mia, che era un donnone, gli ha detto: non ha tratto nada, e salì sulle scale. Dice: però mo che faccio, vado a casa, che faccio, un danno. Non sapeva come fa, però noi tutti piccolini eravamo cinque, cioè uno in braccio, quattro giù e cinque di mia zia, che piangevamo tutti intorno a mamma. Tutti nascosti dentro casa? Sì, perché noi abitavamo al primo piano. Ma i tedeschi non erano entrati in casa vostra? No, non erano entrati. E io spesso mi domando, chissà se non ci fossimo mossi da casa, perché probabilmente, non lo so se mio padre e mio zio erano iscritti alla comunità, non lo so, questo non glielo so dire. Perciò potevamo anche non correre rischi, ma questo non si sapeva. Allora mamma, entrando a casa, perché c'è vita a noi che la circondammo, entrò, andò al bagno, il tedesco sempre dietro col mitra. Mamma cercava di dire: io devo fare qualcosa, vattene. No, lui sempre col mitra. Quando poi mamma arrivò nella stanza da letto nostra, mamma è rimasto un quadro di Aron da capalletto. E quello gli disse: Iud, oro, mia madre alla romana di te posti in ammazzate, te ne ho dati tanti. Perché c'era stato l'episodio dei 50 kg d'oro precedentemente, a settembre, no? Ci fu quella. E il 16 ottobre poi avvenne la deportazione. Comunque, sto tedesco sempre dietro a lei, e ormai era rassegnata e stava uscendo dalla porta di casa con mio fratello in braccio, noi intorno che piangevamo, e nel frattempo scendevano dalla scala a piedi altri tedeschi con gli ebrei che avevano preso dai piani di sopra. C'era una famiglia di una professoressa delle medie, era moglie, marito e figlia. Si ricorda il nome? No, mi perdoni, no. Poi al secondo piano c'erano i Terracina, pure lì c'era Graziella, che non era neanche normale come ragazza, perché era handicappata. Sì. Mentre scendevano, quel tedesco puntava sempre mamma. Il tedesco che stava scendendo con questi ebrei gli disse: dice, mamma, tutti i suoi questi bambini? Sì, maledetti, che avevamo fatto? Mia madre era sempre così ribelle. Al che il tedesco gli disse: mamma, andare a dormire, e la spinse dentro casa. Altro miracolo. Però il tedesco, che non mollava la presa, cercò di replicare, però quello forse aveva un grado superiore, non lo so. Fatto sta che lo zittì e quello se ne andò, e noi ritornammo dentro casa. Poi ovviamente non vedemmo che papà lo caricarono sui camion, che questo accadeva a Piazza Ippolito Nievo, e noi non lo potevamo vedere perché eravamo interni, no? E quando finì che i camion erano partiti, il portiere corse da noi e disse a mamma: signora Di Castro, vada via, quel tedesco ha promesso che tra un po' ritorna per prendervi. Mamma fece la rinfusa, c'avevamo i sacchi da abbiata dei cavalli, ci mise dentro un po' di roba a rinfusa, scappammo. E allora a Piazza Ippolito Nievo, proprio di fronte dove adesso c'è via Ippolito Nievo, quello era, diciamo, il lato esterno del campo del battaglione M, no? Camminammo giù di lì e scendemmo a Viettore Rolli, perché a Viettore Rolli c'era una sorella di papà sposata con un cattolico. Andammo lì, però nel frattempo passò un camion e mamma riconobbe una sorella, Emilia, che era stata presa perché abitava a Viettore Rolli, e c'erano sopra quattro figli, ma la sorella con quattro figli. E poi ovviamente
come abbiamo vissuto, che mamma non poteva stare con 5 figli, bombardamenti, rischi da deportazione. Allora mi ricordo che a me e a mia sorella più piccola ci portò a Viale dei Trastevere, che c'era allora l'ospedaletto dei bambini, Regina Margherita, nuovo Regina Margherita. La suora che conosceva papà, perché papà gli faceva i trasporti, insomma aveva rapporti di lavoro, suor Mariella, ci prese subito a me e mia sorella. Quindi mamma si alleggerì dei 2 figli e cominciò a vagare. Allora, vuole fare una pausa? Prego. Vuole fermarsi un attimo? No. Mi ricordo che c'erano i 2 fratelli di mamma, Settimio e Lello, che avevano famiglie numerose, erano stati raccolti dai preti qua sopra, che era Romolo Valla, che come si chiama questa strada sopra? Valla, sì, no? Lorenzo Valla. Lorenzo Valla, sì. In quei paraggi c'è tuttora un istituto, allora c'erano i sordomuti. E questi 2 fratelli di mamma erano ospiti già lì. E voi e sua sorella siete rimasti al nuovo Regina Margherita? Noi fisse, fino a che non entrarono gli americani, alla liberazione. Però mamma ci veniva a trovare tutti i giorni e rischiava. Come vi trattavano? Bene, non c'era i ragazzini che ci dicevano cose brutte, no, perché non lo sapevano. Noi eravamo delle piccole pazienti che stavano lì, stavamo a letto, potevamo fare il giretto in giardino, però eravamo ospiti, no? Dovevate andare a messa? Prego? Dovevate andare a messa? E beh, certo, quando c'era dovevamo fare presenza. Avevamo imparato l'Ave Maria, il Padre Nostro, e che si deve fare, purtroppo? A parte che la mia discendenza non è proprio schietta, perché papà, la mamma di papà era cattolica, era dei Aladri. Ma vi hanno provato a convertirvi? No, assolutamente, assolutamente. Quello no. Sua madre invece dove è rimasta? Ecco, appunto, quindi con i fratelli che erano ospiti lì, mamma si presentò anche lei e sinceramente l'accolsero. Però mio fratello, che era piccolino, la notte piangeva e il prete gli disse: ci dispiace, ma questo è un istituto di sordomuti, non possiamo. E mamma fu cacciata via. Avevamo una donna che abitava via Alessandro Poerio, sopra Monteverde, la mamma di Ines, che pure lei cercò di ospitarla, mamma. Però una notte a mio fratello piccolo gli presero le convulsioni, di modo che mamma scappò fuori da sta casa col bambino in braccio e scappava così, chiedendo aiuto. Un signore che pure lui era, si nascondeva perché aveva i suoi motivi, gli disse: signora, si calmi, al bambino gli è passato, queste sono le convulsioni, però vedrà che adesso fra un po' passa, lei si calmi. Quando tornò a casa di sta signora Maria, ovviamente gli disse: Letizia mia, io ti voglio tanto bene, però io c'ho Gagliano, c'aveva il figlio che era imboscato, cioè, come facciamo? E così pure da lì scappò via. Tornò da mia zia Pietro Rolli, qui abbiamo Filo Castaldi, via Castel Bolognese, qui vicino. E un giorno a casa di zia arrivarono i fascisti, quelli dei camici neri, proprio i fascisti. Volevano i miei cugini, perché erano 2 ragazzi che pure loro non si erano presentati, avevano avuto il foglio per essere, come si dice, ingaggiati per soldati, che ne so. Sì. E invece loro si erano scappati via. Questi pretendevano questi 2 ragazzi, cioè, perché a questo punto, se non escono fuori, noi ci prendiamo la ragazza. Volevano portare via mia cugina Marisa,
E lì fu una grande tragedia, perché ovviamente erano tutti preoccupati. Poi mamma mi racconta vagamente, mi raccontava, perché mamma non c'è più, la cosa finì. Marisa rimase a casa, quelli andarono via, però stava sempre sul Kivalà. È rimasta lì fino alla fine della guerra? Beh sì, forse l'ospitava pure la carbonaia all'ultimo piano, insomma c'era molta collaborazione e come si dice, umanità, c'era. E poi quando entrarono gli americani, la mattina che entrarono gli americani, mamma corse subito sotto le finestre di questo ospedaletto e ci chiamò: grazie Franca, siamo lì. Tornammo a casa e ci portò a casa. Mamma aveva sempre avuto la licenza di commercio dal 31, poi nel 38 gliela levarono, no? E cominciò pure lei col carrettino, vendeva elastici, fili da ricamo, tutto quello che trovava. Se non che poi riconcessero di nuovo le licenze, e con la licenza che gli concessero, mamma ritornò al posto suo di Viattore Rolli, il mercato di Viattore Rolli, che stava al centro di Viattore Rolli. C'era un marciapiedi, al centro c'era il mercato, ai lati c'era il passaggio di quelle poche macchine che circolavano. E c'è stata tanti anni, fino a che poi ovviamente caldo, freddo, dispiaceri e cose varie, prese i dolori per le ossa, diabete, morbo di Parkinson, tutte queste cose. E noi ragazzi nel frattempo eravamo un po' più cresciuti, la convincemmo a abbandonare e lei consegnò le licenze, sia quella di Porta Portese che quella del mercato.